passiamo sulle, il personaggio numero uno del Foligno Calcio nella storia, Santarelli. Allora, ai tifosi cosa vuoi augurare a questa squadra e a tutto il popolo di Foligno e città di Foligno? Che quest'area di festa si propaghi in tutta la città per tutto l'anno 2018, 2019, 2020, 2021, per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. C'è entusiasmo, finalmente siamo riusciti a ricreare quel gruppo anche a livello societario che possa pianificare un futuro che negli ultimi anni non abbiamo potuto fare. E siamo convinti che questa è la strada giusta da percorrere e i risultati ci stanno dando una mano. Un ringraziamento particolare all'ente giostra della Quintana che ci ha permesso di fare questa serata in questo contesto che è stupendo. Abbiamo voluto fare questa serata in questo palazzo proprio per riaffermare la centralità della città rispetto alla squadra di calcio, quindi la squadra di calcio che è un elemento vivo e fondante di una comunità. Questo perché fa parte anche del nostro progetto che era quello di riportare, di ricreare l'empatia fra la società, fra il calcio e fra la città e le varie articolazioni, quindi tutte le varie componenti commerciali, industriali, liberi professionisti, tifosi e quant'altro. L'augurio che posso fare alla città, ai tifosi e quello alla città, penso che l'augurio migliore che si possa fare a questa città è quello di continuare in un percorso di crescita e di tranquillità e di serenità. L'augurio che mi sento di fare ai tifosi è di noi ce la stiamo mettendo tutta, ci stiamo impegnando per far sì che questo progetto abbia un risultato positivo. Speriamo che a giugno, che aprile, quando finisce il campionato, abbiamo riscontro a quanto abbiamo seminato, a quanto abbiamo costruito per strada e quindi che il prossimo anno questa società possa calcare un palcoscenico un gradino più avanti. In questa città c'è una massa critica, c'è uno zoccolo duro di soggetti imprenditoriali, commerciali, liberi professionisti che partecipano attivamente alla vita sociale di questa città e partecipano nelle varie sfaccettature, parliamo della Quintana, parliamo del rugby, parliamo del calcio. C'è un altro pezzo di città imprenditoriale e nonne che vive la città in termini molto distaccati, molto distanti, poi probabilmente faranno anche altre scelte, non le conosco e non posso giudicare. Io auspico un maggiore coinvolgimento da parte di tutti affinché, come dicevo prima in un altro contesto, una città senza calcio vive lo stesso, una città senza Quintana vive lo stesso, una città senza cultura vive lo stesso, però non è la stessa cosa, non è lo stesso tenore di vita, non è la stessa qualità di vita e quindi è chiaro che nulla è imprescindibile, però comunque tutto aiuta a costruire delle dinamiche all'interno della società che siano socialmente più avanzate, più evolute e che diano la possibilità a tutti di crescere. L'augurio è che questa città, oltre che essere a volte indolente nei confronti di certe manifestazioni, partecipi più attivamente e poi magari giudichi da dentro, non da fuori. Thank you.
condottiero a questi ragazzi, a questi giovani, cosa, che emozione? Una cosa, l'ho detto prima scherzando con un brindisi, tanti anni che gioco, mai ho trovato una squadra così unita, tutti i ragazzi, che poi tanti si conoscevano ma non avevamo mai giocato insieme sostanzialmente, invece una squadra unita dal primo giorno che siamo stati insieme e i risultati non sono a caso, poi magari è vero che siamo forti, però non venivano comunque tutte vittorie a parte un pareggio, vabbè, secondo me. Allora, la domanda è questa, mister, questo Foligno dove vuole arrivare? Vuole arrivare in fondo a vincere il campionato, vuole arrivare a vincere il campionato. Ma così, con questi margini oppure... con un punto di vantaggio anche sulla Ducato, anche all'ultima giornata. L'importante è salire di categoria in eccellenza. Risultati che i gol arrivano a grappoli grazie anche alla difesa, al centrocampo e ai due bomber Ginai e Braccalenti. Sì, no, è stato un bel gol, via, ma ogni tanto mi succede dei falli, stanno ancora non era successo, però un paio di stagioni ce n'ho così. Però oggi hai incontrato la tua ex squadra? Sì, anche quello. Avevo sultato. Hai sultato? Di solito tanti non risolto, no? No, no, il gol va sempre festeggiato, quindi... si festeggia sempre. Oltre al loro gol, anche la punizione è stata un capitolo. Sulla punizione devo ringraziare Agostini perché me l'ha fatta battere, perché di solito le batte Leo, però mi ha detto se vuoi batti è andata bene, via. Mi hanno detto che con sta squadra ci gioca anche un certo Cavidolo. Ma chi è? Qual è? Foligno in Serie D. Esperienza fantastica, sei ritornato in promozione per l'amore della maglia del Foligno. Quest'amore oggi ti dà tanto entusiasmo che tu sei il protagonista, perché oggi ho detto capitolo sulla sinistra. Perciò voglio dire, che vuoi dire? Nel senso, in poche parole sei il numero uno. No, i protagonisti siamo tutta la squadra, perché come ha detto prima Pippo Vetterini, appunto, i protagonisti siamo tutti la squadra, guarda che bello. Siamo una squadra molto unita e questa è la dimostrazione, sia in campo che fuori siamo uniti e la domenica i risultati dopo vengono da sé. Ma voglio dire, tu su un quelle sgaloppate sulla fascia, sai, c'è lo Ducato vicino, cioè, non me la scollare sta Ducato. Vabbè, ma la Ducato è... purtroppo sta facendo molto bene, perché dopo di noi hanno fatto 8 vittorie consecutive, però purtroppo per loro il nostro cammino non si sta fermando e quindi sarà dura per loro, sarà dura anche per noi, ma per adesso il vantaggio, i primi siamo noi. L'emozione più grande per giocare a Foligno, perché io so che tu questa maglia ce l'hai nel cuore. Sì, l'emozione è tanta, sia come lo era in Serie D, lo adesso in promozione, cioè la categoria non conta, quando giochi per la tua città l'emozione c'è e penso che tutte le domeniche do tutto per questa maglia come ho sempre fatto. No, devo dire che è un amore sbocciato presto, perché mi sono subito affezionato a questi colori, a questa città, a questi tifosi e tutti questi, non so se si può dire, ma questi cretini gli voglio bene. Che promessa fai ai tifosi? Si vince il campionato? Speriamo di sì, l'obiettivo è quello. Speriamo di sì, se lo meritano loro. Se lo merito, ma anche te personalmente. Ma ho fatto questa scelta appunto per questo e diciamo che ce lo meritiamo un po' tutti, speriamo di farla. Ci credete fino alla fine? Certo. Il ritorno a Foligno, emozioni oppure no? Grande emozioni, altrimenti vuol dire non eravamo qua e giocare per Foligno è sempre, diciamo, un onore, no?
al di là della categoria, quindi era giusto questa scelta, era giusto rendersi protagonista di un cambiamento importante per la città e per la squadra. Tu lo sai che sei una persona molto importante per questa squadra in questo momento. Certo, siamo tutti importanti, abbiamo dimostrato anche oggi, chi entra fa la differenza, chi gioca fa la differenza, siamo tutti importanti e deve essere questa la mentalità, 20 giocatori uniti verso un unico obiettivo, questo è quello che conta. Ma tu lo sai di più, lo sai? No, siamo tutti importanti, oggi ha dimostrato Toma, domani lo dimostrerà un altro ragazzo, non esiste giocatore importante, esistono tutti i giocatori fondamentali per un progetto che spero duri a lungo, perché sono venuto qua anche per questo. Quello che dà i tempi alla squadra, quello che dà le motivazioni alla squadra, quello che dà l'input alla squadra. Tu che pensi di dare ancora più al Foligno? Guarda, io l'ho detto all'inizio dell'anno che ero contento di stare qui per il tifo che c'era. Sono contento di stare con questa squadra, con questi giocatori. E pensiamo partita per partita, poi quello che verrà, penso che si sia visto fino adesso, andrà tutto bene, dai. Il Foligno sta volando, senza Iachettini, però ragazzi ricordatevi bene che il Foligno vola quando ritornerà Iachettini. L'hai ben detto, amico mio. Niente, a gennaio torno. Però l'importante è che Maramao per pleno. Allora, il Foligno sta volando e con gli Iachettini decolla. Decolla, esattamente, l'hai ben detto. A prescindere questo qua, il tuo infortunio l'hai patito. Non ho capito. Il tuo infortunio l'hai patito, cioè hai sofferto. Tanto. Te nel finale, cioè da gennaio in poi, puoi dare un grandissimo contributo al Foligno Calcio. È un grandissimo, non lo so, ma speriamo. Per un Foligno che vola. Esatto, decolla. Decolla. Fino adesso, allora, da un punto di vista personale, ho giocato le prime 6 partite, dopo mi sono fatto male in allenamento, quindi. Però sono contentissimo di come sta andando la stagione, perché da come si può sentire dal casino che c'è. C'è un gruppo clamoroso, si sta bene, ragazzi fantastici, tutti che si impegnano a 3000 e che proprio tengono alla maglia per cui giocano. Siamo quasi tutti ragazzi del Foligno, ci vogliamo bene e tutti tengono alla causa, quindi è la cosa più bella del mondo. Poi per quanto riguarda Elia, che dire, io con Elia ci ho giocato 2, 3, 4 anni. Settore giovanile, l'anno a Spoleto in Serie D, per me, ti dico, è un portiere fortissimo, una persona eccezionale e sarebbe un onore poterci rigiocare. Allora Elia, di questa diciamo considerazione di Elia, tu sei un giocatore del Foligno Calcio a prescindere, no? Giochi la Subasio, sai, però un tuo pensiero nel ritorno è un augurio ai tifosi del Foligno o ai tifosi in generale? No, io faccio un augurio ai tifosi del Foligno, perché questo è un ambiente che in questa categoria non c'entra niente e quest'anno lo sta dimostrando, facendo benissimo, sono primi lassù, infatti i risultati lo stanno dimostrando. Io spero che possano tornare in campionati più importanti e che ci possono essere ancora dei risultati migliori, diciamo. Poi per quanto riguarda me, io oggi sono qui per quanto riguarda lo sponsor. Per il futuro non lo so, speriamo che magari in un futuro ci posso tornare a vestire questi colori che mi appartengono. Lei perché sta qui? Allora, io sto qui per un motivo preciso, io non mi interesso di calcio, devo essere sincera, però sono qui per rendere onore a un gruppo di persone di Foligno che da una situazione davvero disastrosa, con una reputazione che era arrivata, con cose davvero brutte accadute, sono riuscite a ricostruire reputazione, a farsi carico di una cosa non semplice,
a ridare fiducia, a costruire non solo una squadra, ma tanti ragazzi che giocano a ridare una realtà calcistica alla città di Foligno e all'Umbria. Sono persone che, al di là della loro impresa e del loro singolo interesse, si interessano alla comunità e fanno tanto per la comunità. Quindi io sono qui a rendere onore a queste persone, a Mariano Giorgetti, come a Guido Tofi, come a Silvia e a Giorgio Marzioli, ad altri che sono stati citati, perché si sono fatti carico di una cosa non semplice. È arrivato il momento di dire a tanti imprenditori, a tante realtà: datevi da fare anche voi, fate la vostra parte, fate il vostro business, perché è giusto che sia così, date un pezzettino del vostro tempo e anche delle vostre risorse per la comunità, in questo caso per l'associazione Calcio Foligno e per le tante altre squadre che girano intorno, perché i ragazzi che fanno calcio, che fanno sport, alla fine sono ragazzi che si sentono importanti, si sentono insieme e non fanno altro. Questo gruppo, che è un gruppo di amici, di persone per bene, di imprenditori bravi di Foligno, sono riusciti a fare questa cosa e arrivare fino a questo punto. Credo che la cosa si debba ampliare e avere anche un po' più di futuro e di gambe per poter fare anche di più e anche meglio. Io sono qui solo a rendere onore a queste persone che si sono fatti carico di una cosa non semplice. Buon Natale, buone feste, buona fine anno e buon 2018, in bocca al lupo a tutti i ragazzi, a tutti i calciatori e alla squadra, e in bocca al lupo anche a questo gruppo di imprenditori, perché possa essere questo e possa anche sapersi ampliare. Buon Natale a tutti e ci vediamo contro il Giove il 7, se non sbaglio. Un augurio a tutti, un buon Natale e speriamo di festeggiare anche a maggio tutti quanti insieme. Auguri di Natale a tutti quanti, allo staff, ai compagni, e vorrei sponsorizzare il mio amico Leonardo Agostini, che ha aperto il negozio Prozac, subito acquistato un padiglione nuovo. Auguro un felice Natale a tutti i miei compagni che mi sono stati sempre vicini durante questo periodo difficile, e a tutta la città del Foligno.